Dato che ci rincontriamo in conferenza stampa per la prima volta dopo la chiusura dello scorso campionato, mi sembra doveroso fare un riferimento al brillante risultato conseguito nella scorsa stagione, che oltre a rappresentare un risultato storico per la nostra società e credo anche per la città di Ferentino, ci ha proiettato come una delle società di riferimento di questa categoria. Questo penso che per noi sia un vanto, ma penso che sia il risultato di tutte le attività della società e del lavoro di tutti, nessuno escluso, anche il vostro. E quindi oggi ci tenevo a dare merito a questo risultato pubblicamente. Questo risultato però non ci ha per nulla pagati, anzi costituisce per noi un incentivo al miglioramento, a fare ogni anno meglio. Siamo coscienti che quest'anno fare meglio non è una cosa semplice, però l'impegno da parte di tutti, il massimo impegno c'è, e ritengo che insieme a Gino Guastavere e a Massimo Priso abbiamo allestito un roster di primo livello che annovera tra la partita i giocatori più importanti della categoria, sia senior che under, unitamente a uno staff tecnico di primo livello e anche medico. Siamo consapevoli che il nostro unico giudice sarà il campo, però ce la metteremo tutta. E di questi temi poi parleranno in maniera più approfondita nei successivi interventi sia Gino che Massimo a Nino Bianco. Devo segnalare l'inserimento come nuovo vice allenatore della prima squadra di Sante De Cesaris e di Corrado Sacconi in qualità di preparatore atletico. Poi per quanto riguarda le novità dei giocatori, penso che saranno sempre Gino e Massimo, forse il capitano, ma la più maggiore delle soggezioni. Le novità che riguardano questa stagione sportiva che si è appena avviata, innanzitutto riguardano il nuovo sponsor tecnico che è Macron, attraverso la F-Sport di Walter Fusco, che saluto, che penso sia anche qui presente, e come diceva in apertura Alessandro Andrelli, la costituzione della nuova squadra femminile che è stata fortemente voluta e cercata da società, ma dico anche dalle ragazze che ci hanno messo davvero tanto impegno e che ringrazio pubblicamente. Per quanto riguarda la struttura sportiva del Ponte Grandi, ovviamente le novità più grosse sono state negli anni passati, quest'anno le uniche novità riguarderanno la destinazione definitiva dei tifosi ospiti di parte della tribuna superiore, che verrà delimitata prima dell'inizio del campionato con una transenna leggera in alluminio e plexiglass, che speriamo che ci venga concessa dal Comune di Ferentino, che sono 4 anni che aspetto che ci dia un segnale tangibile. Se no ce la facciamo solo tutto il resto. Cioè, gli ha dato la soluzione. L'amicizia purtroppo crea questi. Poi come novità abbiamo uno sviluppo maggiore dell'attività di merchandising, grazie anche al forte impegno del nostro sponsor principale FMC, che era già stato avviato l'anno scorso, approcciato lo scorso campionato. Relativamente alla campagna abbonamenti, che è stata avviata la scorsa settimana, bisogna segnalare un lieve incremento del costo dell'abbonamento, ma che è dovuto al fatto che l'abbonamento quest'anno dà diritto all'ingresso a 15 incontri, ossia 13 di regular season e 2 di fase orologio, mentre l'anno scorso erano solamente 13 ingressi. L'ultima novità, se non sbaglio, riguarda il nuovo sito internet, che sarà operativo dopo, successivamente a questa conferenza, e che sarà, penso, illustrato in maniera più dettagliata da Alessandro Andrelli. Per quanto riguarda il settore giovanile e per quanto riguarda, non si è spento il microfono, mi fanno segno che non si sente, no? Eppure questo non lo sa. Vabbè, parlo un po' più a voce alta. Per quanto riguarda il settore giovanile e mini basket, proseguo l'impegno nella alla crescita e allo sviluppo di questi due settori. Relativamente al settore giovanile, che quest'anno disputerà campionati di Under 13, 14, 17, la responsabilità tecnica è stata assegnata a Sante De Cesaris, e segnalo l'inserimento nello staff tecnico del professor Giuseppe Maglio. Relativamente invece al settore mini basket, dove puntiamo molto, oltre alla conferma del responsabile organizzativo ormai storico Michele Vinterri, c'è la stranezzata conferma di Roberto Mangiavello e del suo staff come responsabile tecnico del mini basket, al quale abbiamo affiancato un altro allenatore professionista che è Corrado Ciaccone, che svolgerà questa funzione unitamente a quella di preparatore atletico della prima squadra. Ringrazio tutti gli sponsor, tanto ho finito. Thank you.
ringrazio tutti gli sponsor che ci sono stati vicini anche in un momento dell'economia molto difficile sia nazionale che internazionale. E niente, ho terminato il mio intervento e come sempre forza per il team. Con la voce piuttosto che col microfono. Mi affaccio alla battuta che ha fatto il presidente, che era contento che già siamo qua. Io dico sì, siamo contenti, però non nella stessa dimensione. Questa dimostrazione della bontà del luogo dove viviamo, siamo un po' più grandi fisicamente, perché la socialia ci ha ospitato in maniera più che egregia. Molte delle cose che sono state dette da Vittorio, in effetti sono stato anche il frutto dell'impegno, si può dire, di tutti quanti della società. Spero di non dimenticare nessuno quando dico che i risultati brillanti, come li ha definito il Presidente l'anno scorso, sono stati anche frutto non solo di noi che siamo venuti qua con una mission ben precisa, sia io che l'allenatore, ma sicuramente i risultati che abbiamo raggiunto sono stati anche merito del grande impegno profuso l'anno scorso da Pio Mastrangeli, Bruno Giorgi, Luigi Piccirillo, Maurizio Piaschetti, Mario Villani, sicuramente, il quale si è attivato molto su, come dire, ad ampio raggio, Franco Cesaretti, il nostro sponsor, il nostro speaker, che comunque ci è stato vicino anche al di là di quella che era la sua funzione. Chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno, ma sicuramente questo a Cristina Iorio, che ha collaborato con noi e con me in particolare per quello che riguarda le Public Relations, e quello che è stato un po' a livello embrionale la nascita di un piccolo settore di marketing che quest'anno si svilupperà, spero, meglio anche attraverso il merchandising, e questo grazie alla collaborazione che abbiamo raggiunto, a cui ha fatto riferimento anche Vittorio, con la Macron, ma più che la Macron, che è un'azienda internazionale di abbigliamento, attraverso la collaborazione con Walter Fusco della F-Sport, che prontamente ci ha reso possibile già il fatto di avere addosso alle ragazze le polo, le magliette che abbiamo fatto, e che poi cappellini, insomma ci saranno vari prodotti che poi alla fine pubblicizzeremo in una seconda fase. Quando riguarda la squadra, voi lo sapete, io non sono abituato molto a fare programmi. Quello che noi sicuramente promettiamo è l'impegno, il forte impegno che ci possiamo mettere per raggiungere obiettivi quanto più soddisfacente è possibile. I ragazzi sono una cosa che vi posso garantire, al di là di essere degli ottimi giocatori di pallacanestro, sono anche delle ottime persone, e questo è stato un dato a cui abbiamo tenuto molto nella costruzione del roster. Poi ci stiamo impegnando anche moltissimo e ci impegneremo maggiormente l'anno prossimo anche per il settore giovanile, per il quale devo anche in qualche modo sottolineare un risultato, diciamo così, non brillantissimo, perché l'impegno che i nostri ragazzi, i vostri ragazzi dovrebbero mettere in questo sport, che è oltretutto con la società di Ferentino, che vorrei ricordare probabilmente rappresenta un po' l'orgoglio di questa città, che ormai è assunta a una popolarità molto forte a livello nazionale. Adesso quando sono venuto, mi ricordo io 2 anni fa, in molti campi ci chiedevano: ma Ferentino dov'è? Vi posso garantire che alla fine della stagione scorsa non ce lo chiedeva più nessuno. Questo significa che tutto sommato adesso Ferentino è conosciuto a livello nazionale, per cui se questo è un mezzo attraverso fare queste cose, e la società voluta da Vittorio, che è sicuramente, come dire, il motore di tutto questo, ci tengo a sottolineare che deve essere un orgoglio, per cui questo orgoglio dovrebbe essere trasmesso anche alle nuove generazioni, per le quali stiamo lavorando tanto obiettivamente. Però l'anno scorso per esempio ho dovuto registrare una sconfitta 20-0 a tavolino, perché non tutti i ragazzi erano presenti alla partita.